Con la recente pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, l'accordo sui frontalieri è stato tradotto in norma attraverso un decreto-legge. Decreto-legge che dovrà essere naturalmente ratificato entro i termini previsti. Una vittoria parziale, ma dalla quale lavoratori e parti sindacali si attendono ora la risoluzione di ulteriori problemi che riguardano coloro i quali prestano il proprio lavoro oltre confine. Questa questione risolve ovviamente solo una parte del problema, cioè quello relativo alla distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri, soprattutto reintroduce con una tassazione sostanzialmente identica a quella dei vecchi frontalieri, coloro i quali erano stati esclusi a seguito del mancato accordo tra Italia e Confederazione Svizzera. Ovviamente gli altri problemi ora devono essere affrontati, siamo contenti di questo risultato, vanno affrontati gli altri problemi a partire evidentemente da un'attenzione che ci aspettiamo più significativa da parte del Ministero del Lavoro affinché convochi il tavolo interministeriale. Restano aperte alcune questioni, a partire evidentemente dal tema della famigerata tassa sulla salute che continuiamo a non condividere, e soprattutto dell'assegno unico e di tutte le altre questioni a partire dal statuto dei lavoratori frontalieri che deve essere affrontato in una sede propria.